Siamo in collegamento telefonico con Attilio Bolzoni, che tanto si è occupato di mafia nella sua vita. Attilio, oggi si chiude una pagina, però rimangono tanti interrogativi scoperti dopo la morte di Totò Riina. Qual è il tuo pensiero proprio in questo giorno, dopo che per tanti, tantissimi anni hai scritto del Capo dei Capi? Intanto questa notte alle 3:37, quando Totò Riina è morto, la mafia di Palermo, la mafia siciliana, ha tirato un grande sospiro di sollievo. Si è liberato dell'uomo che stava portando alla rovina Cosa Nostra, con il suo delirio di onnipotenza e con la sua strategia stragista, perché per la prima volta, a causa di Riina, la mafia siciliana ha scatenato una guerra senza precedenti allo Stato italiano, una guerra che ha pagato cara ed amara, nel senso che lo Stato per la prima volta ha reagito, c'è stata una repressione poliziesca e giudiziaria implacabile e quella che era diventata l'organizzazione criminale più potente del mondo occidentale stava andando in rovina a causa di Riina e dei suoi corleonesi. Ecco perché la mafia finalmente, dal loro punto di vista, si può riorganizzare senza quel peso ingombrante di Totò Riina. Attilio, ora sì, penserà a una guerra per la successione, lo ha detto anche il presidente del Senato Grasso oggi in un'intervista. Comincerà una guerra oppure la successione sarà una successione naturale? Cioè, dipende da come le varie fazioni di Cosa Nostra, e non c'è solo Palermo, Palermo conta molto, ma c'è Trapani, c'è Caltanissetta, c'è Agrigento, c'è Trapani, c'è Catania con le sue immense ricchezze, perché la mafia catanese è molto ricca, dipende da chi, da come i vari partiti e le varie fazioni di Cosa Nostra si compongono e si scompongono. Se trovano l'uomo giusto che può unire gli interessi di tutti, non troveremo morti per le strade. Se invece ci saranno instabilità o degli equilibri che non si riusciranno a trovare, qualche morto per strada lo troveremo. E comunque sarà Cosa Nostra stessa, sarà la mafia siciliana, attraverso dei segnali precisi, senza fraintendimenti, a dirci chi sarà il nuovo capo della mafia dopo Totò Riina.